Bene ragazzi, bene, è arrivata la batosta, è arrivata la batosta per noi utenti che usufruiamo di un servizio che non ci dà la garanzia di niente, non ci dà la garanzia di niente. Per la visione, per la visione. Ragazzi, si parla di DAZN, di DAZN che cambia le regole contrattuali di servizio. Bene, bene, complimenti, complimenti, ragazzi, iscriviti al canale, eh? Mi raccomando, iscriviti al canale, siamo a posto così ampliamo la community e andiamo avanti. Non voglio entrare nel polemico perché ci sono tanti altri canali che si fanno l'autosfogo per vedere sempre per volere di vedere partite su una piattaforma che per me non vale la pena neanche di fare l'abbonamento. Neanche di fare l'abbonamento. Perché, ragazzi, è una cosa ingiusta per noi consumatori che paghiamo un servizio che una volta si blocca. E una volta si blocca. E una volta si blocca. Una volta la vedi in ritardo. 5-10 minuti di ritardo, tanto. Ora ragazzi, ho sempre detto, tra parentesi, in Italia siamo lontani, lontani da infrastrutture di tecnologia, di apparecchi tecnologici, di Internet, ovvio, di internet, perché ormai bisogna avere internet per vedere partite. Altro che una volta, altro che una volta c'era, vi ricordate Telepiù? Dopo è entrato Sky. Però ragazzi, ah, no, non si può. Adesso DAZN condivide, ha tolto la condivisione tra utenti, parenti, amici, che adesso bisogna guardare su un dispositivo. In casa propria, solo su un dispositivo, che adesso come fai se uno deve vedere la partita? Non lo so, una roba pazzesca, ragazzi, no, non è possibile, dai, ragazzi, se qualcuno vuole fare la condivisione di account tipo che vada in prestito di account di un amico, non lo può più fare. E a un certo punto bisogna che si faccia un abbonamento a conto suo. Anzi, come ha fatto con Netflix? Netflix non lo so se ha fatto la stessa cosa. Tra l'altro, in teoria, non si può più condividere l'abbonamento. Ragazzi, questa è la tecnologia in Italia. A parte, no, la tecnologia. DAZN, per il mio modo di pensare, non so da chi è gestito. DAZN. DAZN, questa
questa piattaforma in streaming che non sai neanche da dove è venuta fuori. Da dove è venuta fuori? Non lo so. Però ragazzi, è una cosa vergognosa di pensare che noi paghiamo un abbonamento che non ha idee neanche di come far trasmettere le partite. Ragazzi, non lo so. 2 su 3 si blocca. Non lo so, almeno per me non ho questo problema, perché io parlo per le persone che abitano in paesi sperduti, in mezzo ai campi, in mezzo alle, cioè, non lo so, ragazzi, qua non lo so, ma non lo so, perché qua in Italia, no, neanche in Italia, in internet qua non riusciamo a capire questo business che c'è dietro a certi servizi in streaming. A parte che, ragazzi, bisogna abolire un po' di abbonamenti, ragazzi, perché non possiamo pagare 10.350 abbonamenti per vedere un colpo su Infinity, un colpo su DAZN, un colpo su Sky, un colpo, ragazzi. Troppi, troppi abbonamenti, troppi, 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 e noi paghiamo. E io pago, anzi noi paghiamo, ma tanto, tanto è lecito che noi consumiamo. Infatti, consumiamo anche vedendo completamente niente. Perché ragazzi, DAZN, adesso ditemi se DAZN ha contenuti di spessore. Ditemi se DAZN ha contenuti di spessore. Io non lo vedo. Ragazzi, non lo so. Non lo so. Bah. Ragazzi, ditemi la vostra sotto nei commenti. Scusate la ripetitività dell'argomento, che mi sono dilungato, però. Questo video qua l'ho detto al volo, così, però scusate l'allungamento del video. Ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un piace, fate quello che volete. DAZN, vergogna. Perché ragazzi, non è possibile. Per chi è fortunato ad avere una connessione decente, una connessione stabile, può vedere tutto. Può vedere tutto, però infrastrutture, codifiche di impianti, di avere più banda da avere qua in Italia, ce ne vuole, e per un servizio che non ti dà dei contenuti di spessore, perché più di tanto, più di vedere la Serie A, no, non la puoi vedere. Io sto sull'idea che, per mio modesto parere, Amazon Prime è 3 volte meglio. Poi ditemi la vostra. Questo è il mio pensiero personale. Ragazzi, dai, io vi saluto, vi do un abbraccio e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!